Ciao a tutti amici, benvenuti da Kiba Stop per un fantastico unboxing dei nuovi Trial Deck. Eccoli qua che ve li inquadriamo. Quindi Eradicatore dell'Impero e Liberatore del Santuario, quindi Eradicator e Liberator. I nuovi Trial Deck, esatto, che accompagnano la BT10. Siamo qui con Dario. Buongiorno. E con Giovanni, detto Givanni. Molto bene ragazzi. Tra l'altro vedete che il nostro Liberator qui hanno imbustato le carte al contrario, quindi sì, sicuramente si sono rifiutati di metterli timidi, li ha messi al contrario. Esatto. Infatti. Ok ragazzi, andate pure. Allora, rompiamo te scatole, tanto le hanno pagate ormai. Esatto. Naturalmente la terra nella tua, non la metto lì. Se si riesce, ok. Usa la cattiveria, usa la rabbia repressa. Allora, vabbè. Il campo, regole. Vabbè, classico. Tra l'altro, notare il manualino fa vedere diverso. Il manualino è diverso. Con anche domande aggiuntive. Sì. Domande e risposte. Le famose FAQ. Io sono, aspetta. Che non è una parolaccia in inglese, ma sono le Frequently Asked Questions. Quasi in fondo. Eccole qua. Con anche delle domande frequenti su abilità attivabile, tipo Sephiroth, Drago Arboreo, che lo usano tutti. No, e okay. In fondo abbiamo ovviamente i simboli con il nuovo Link Quake. È vero, perché sta. Effettivamente non c'era nel manuale. Si mancava. Ok. Poi per il resto si può anche buttare. Allora. È sempre da davanti, eh? Come qui. Sì, ci ho fatto. Ok. Le lotte. Liberi sti Liberator. Eh no. Troviamo come triple alara il nuovo Gunslot dei Gold, la Black Ride. Molto bene. Quindi nell'Eradicator abbiamo la versione evoluta del Frangituono in versione Black Ride. Poi. Quindi questa è la carta, diciamo, principale che si trova in cima. Come rare troviamo il Destruttore delle Lame Liberatore. Esatto, che è un po' tipo un mini Alfred. Pallon, Liberatore Pallon. Della Regalità. Devi leggere come in inglese. Stessa cosa. Queste qui sono le rare di questo mazzo, il resto molto è bene. Ok, adesso poi guarderemo anche le comuni. Velocemente abbiamo Drago Scarica. Lasciale sul tappetino, Dario, che sono qui, abbiamo il tappetino. Tirale su, le carte. Ok, allora Drago quelle Scarica, lì. Rara e Drago Pioggia di Scintille Eradicatore. Ok, eccolo qua. Non si sa come mai, virgola Eradicatore, non si sa perché. Quindi queste sono le carte più particolari, diciamo, che si trovano all'interno del mazzo Eradicator. E che sono in monopair. E in monopair, ok. Ok, torniamo di qua dal Giva qua e vediamo un po'. I gradi 3 che si trovano nel mazzo. Quindi abbiamo Melzion e il dignitoso Drago Dorato, che ha una sua dignità, questo drago. Effettivamente questo è qui molto è dignità. Il solito che quando attacca da Vanguard, se in Vanguard guadagna 5.000 con Limit Break, invece da retroguardia se attacca il Vanguard guadagna 2.000. Molto e lui bene. È il classico, copre un danno e guadagna 3.000 quando attacca. Ah ok, la classica. Sì. Okay. Andiamo di qua a vedere. Invece qua abbiamo un bel Zion Eradicatore Raffica. Classico grado 3, 10.000. Quando tappando uno prende più 3 quando attacca. Ok, automatica l'abilità. Sia in Vanguard che retro. In retro. Ok. Due di Drago Scarica e monopair della Breco. Drago Scarica che ovviamente è il limite classico. Esatto. E qui abbiamo il Drago Spada del Giuramento Eradicator. Ok. L'evoluzione del Frangituono. Molto bene. Visto che l'aspetto è lo stesso. Qui come gradi 2 troviamo il 10.000 giallone, che è il Gallatin evoluto, cioè quello più figo. Il liberatore anche lui, sempre silenzioso, ecco. Certo. Poi l'intercetto speciale, quello che è una cornacchia, è un'aquila impicchiata, ok. Poi troviamo un altro liberatore che è l'abilità che quando attacca, se hai 3 o più retroguardie con liberatore nel nome, guadagna 3.000. Okay. Anche qui Zoigal, quindi un bel cane come la tradizione dei paladini. Però questo ha una sua dignità, è un po' come il Dario, vedi che è lì impettito. Poi abbiamo la rara di prima, che è quella lì che guadagna 3.000 quando attacca se hai un Vanguard Liberatore. Ok. E il Distruttore delle Lame Liberatore, che è quello che quando viene schierato copri 2 e spacchi una retroguardia che si trova nella fila anteriore. Ah, ok, quindi come quello vecchio, ma solo nella fila anteriore questa volta. Okay. Se hai il Vanguard Liberatore. Un po' meno potente di quello normale. Allora, saltiamo di qua con i gradi 2. Allora, io parto qui dal basso a destra, alla mia destra. Abbiamo la versione Narukami del Blaster Blade Liberator. Ok, quindi anche lui
fai ritirare la retroguardia. Poi abbiamo il giallone, che sembra più un Kagero che una Rukami. Vabbè, sempre draghi sono, poi c'è i fulmini, quindi ci sta. Poi andiamo qua. Abbiamo l'8000 che diventa un 11 se abbiamo esattamente... Se l'avversario ha due o meno retroguardie. Diventa. Ok, quindi bisogna scoppiargli le retroguardie, esatto, per potenziarlo. E infine e la danzatrice, che è l'intercetto speciale. Ah, ok. Veronica, quindi è sempre Veronica. Che anche lei si è rifatta il trucco. Ok. Qui, come gradi 1, troviamo l'8000 giallone, che allora, è quello vecchio. È quello vecchio, soltanto con un'immagine diversa. Esatto. Rifatto. Sì. Poi troviamo un Merron Liberator. Anche questo, mitico. Che quello lì da 7000, che quando attacca, se hai un Vanguard Liberatore, guadagna 3000. Non è cresciuto Merron, comunque. No, sempre piccolo. Basso. Ok. Poi abbiamo un cagnolino liberatore, che è quello lì che copri un danno, guadagna 10.000. È veramente brutta questa carta, ragazzi. Pomerugal. Va bene. E poi abbiamo il piccolo Lune, nuova versione, che in pratica quando supporta un Vanguard paladino dorato, se hai tre o più retroguardie con liberatore nel nome, esatto, il supporto guadagna più 4.000. Quindi è un po' come l'effetto dell'altra carta di grado 2. Bene, bene. Allora, iniziamo da queste qui che sta posando Dario adesso. Che è la versione del cagnolino puccioso dei Liberator. Toco. Toco o Togo? Toco, sì. Questa unità prende più 1000 tappando un counterblast di 1. Ok, ed è un act questo. Poi abbiamo il giallone anche qua rifatto. Ok, che è sempre lui, sì, l'abbiamo riconosciuto. E la versione di Marron dei Narukami. Tutto più, un po' più ignorante. Drago demolitore e radicatore. E per concludere abbiamo la versione Viverna di grado 1. Che praticamente, se l'avversario ha 3 danni, supporta il Vanguard di 11. Ah, molto bene. Ok. Giusto per non andare a spiegare. E torniamo di qua. Allora, iniziamo dai critici che ci piacciono sempre. Come Neschi troviamo i 4 critici sempre liberatore. Poi le pescate liberatore, che sono come quella vecchia, però sempre in versione più figa. Sì. Poi il risveglio liberatore, che anche questo era come il risveglio vecchio che c'era, però sono tutti liberati. Penso. Sì, esatto. Sì, non però alla fine non penso che sia neanche diversa l'immagine. Abilità particolari. Poi la cura, che è un altro liberatore, che questa qui sembra più quella dei paladini. Dei Royal. Sì. Dei Royal, sì. E poi il classico 6000 grado zero. Liberatore angelico. Il Vanguard iniziale. Il Vanguard iniziale, anche lui che ha posato la tromba. E dalla tromba alla spada. Si è armato di spada e scudo. Ok. Anche qua in Narukami molto, la cosa si fa molto simile, perché pescata. Che sono evolute in praticamente in Eradicator. Quindi Mago Drago. Che una visione alternativa della pescata precedente. Ecco, qui abbiamo giustamente l'animaletto, dovevano infilarcelo. Ma cosa c'entra qui Narukami? Sta fa cos'è? È lo stesso innesco che c'era nell'alto trio. Sì, però è pieno di gemme, tutto tempestato di pietre preziose. Poi abbiamo il grado zero, anche qui. Che ha un gioco di usa la fionda. Esatto. Poi abbiamo il risveglio. Il risveglio. Sempre con il vento a favore. Esatto. E infine La cura che di nuovo sì. È sempre lei, ma un po' più coperta, perché ci sono i fumi davanti. È vero. Era più carina l'altra. Diciamo che l'apprezzavamo di più. Ok. Quindi abbiamo finito. Nel frattempo il Giva mi sta già sistemando uno per delle carte per farle vedere. Abbiamo visto, amici di Akiba Stop, cosa si cela all'interno, quindi, di questi due nuovi trial deck, che ricordiamo accompagnano l'uscita di BT010, espansione molto attesa. A breve, se non l'avete già vista sul nostro canale, caricheremo anche l'unboxing del box, come di consueto. E queste sono le carte dei Liberator. Nel frattempo ci spostiamo di qua da Dario, che sta facendo la stessa cosa, così vediamo. Avete la panoramica. Ci sono tante carte, direi. Troppo qua, si deve andare più un po' fuori, perché sono vai pure, molto tanto carte mono. Non ci preoccupiamo. C'è anche fin troppa roba quasi. E sfora. Sfora di troppo. Sfora sulla destra lì vicino a Giovanni, perché sennò non riesco a prenderle quelle due lì. Mettile qua. Mettiamole qua da. No, mettile qui, perché sennò non riesco a prenderle. Poi facciamo una carrellata finale. Esatto, perfetto. Quindi inquadriamo bene anche qua. I draghi, gli Eradicator, eccoli qua.
in stile Monster Hunter. E questi li abbiamo già visti. Molto bene, amici. Direi che anche per questo unboxing è tutto. E Dario e Giovanni vi salutano. Ciao. E vi diamo appuntamento al prossimo video qui di Akiba Stop e al nazionale anche. Akiba Stop. Akiba Stop. Fermata obbligatoria per tutti gli appassionati di fumetti, collezionismo, giochi di società e cultura giapponese. Akiba Stop, Piazza Giacomo Matteotti 28, Alessandria. Seguiteci su Facebook, YouTube e www.akibastop.it. www.akibastop.it.